tutti, amore mia, ben ritrovati con sempre la mia cucinetta piccoletta piccoletta ma piena d'amore. Come state, cuccioli belli? Ben ritrovati nella mia cucinetta piccolina. Qui si fanno solo cose che voi possiate rifare a casa tutti quanti, dai bambini di 10-11 anni per divertirsi ai signori di 105 anni perché non sanno cosa fare. Trovate tutti i prodotti nei supermercati perché questo è il canale della praticità, economicità e razionalità, ormai lo sapete. Oggi andiamo a fare i chicken strips. Cosa sono? Pollo fritto. Americani vanno. Non sono chicken nuggets, sono chicken strips. Faremo il pollo a striscioline, super croccante, panatura con i cereali cornflakes, quelli classici dove facciamo colazione. Mi raccomando, non prendete quelli zuccherati. Vi farò vedere come ottenere un pollo super croccante in pochi passaggi e con pochi soldi. Andiamo a vedere. Allora, come prima cosa lavoriamo il pollo. Come lo lavoriamo? Lo lavoriamo bene. Lo apriamo e qui già facciamo uscire il nostro primo, la nostra prima strisciolina. Poi lo apriamo a farfalla con un coltello affilato, mi raccomando, fate attenzione, non deve essere molto sottile perché a me piace comunque sentire la carne sotto ai denti, quindi due schiaffetti come sul culetto di un bebè per fargli fare il rottino e poi si fanno le striscioline, niente di più semplice. Ma adesso cosa ci facciamo con queste striscioline? Li mettiamo a una semi marinatura, non è proprio una marinatura di una notte intera, insomma basta una mezz'ora, eh? Andremo a tritare un ciuffetto di rosmarino, che pollo e rosmarino ci sta sempre bene, però in questo caso non lo lascio intero, lo trito. Un ciuffetto di timo, che non è che ci sta bene, un po' di più, se avete timo limonato va bene lo stesso. Lo tritiamo quindi bello a polvere, altrimenti potete metterlo dentro al mixer, se avete delle quantità superiori lo potete fare nel mixer e sarà polvere in pochi secondi. Allora, il trito sta qui dentro, poi vado a mettere un tuorlo d'uovo, lo separo bene dall'albume ed eccolo qui, due cucchiai di yogurt bianco, ok, quello magro, se avete quello greco è meglio perché è molto molto cremoso, un cucchiaino di paprika affumicata, mezzo cucchiaino di aglio in polvere, non tanto perché l'aglio in polvere si sente, quindi mezzo cucchiaino, una punta, insomma non tantissimo. English mustard, quindi la senape, quella inglese, un bel cucchiaio, questa ci sta da Dio, dà acidità, un sapore assurdo, fantastico. Mettiamo anche un goccino di latte, ma proprio appena appena, un cucchiaino. Dopodiché, ovviamente, sale, un goccino di olio, vedete, faccio proprio poco poco. Se le volete piccanti potete mettere del tabasco, io le faccio per mio figlio, metto un po' di pepe, ma neanche esagerato. Però, ripeto, se volete una croccantezza maragana, tanto pepe. Adesso, mesciare tutto quanto. Mischiamo tutto bene, sbattiamo bene bene. Il succo di mezzo limone. Ah, e adesso sì che è Natale. Voi direte perché è Natale? Che comunque si può fare pure a Natale. Il pollo fritto è buono sempre. Tutti gli ingredienti, perché molti me li chiedono, sono sotto ai video. Se non sono durante il video, stanno sotto il video. Adesso cosa fare con questa meraviglia? Ci mettiamo il pollo dentro. Potete fare 2-3 petti di pollo con queste dosi qui, io ne faccio uno perché, ripeto, oggi siamo solo io e mio figlio e le quantità devono essere minime perché io non posso mangiare i fritti. Lasciamolo così, coperto con carta pellicola per almeno 20-30 minuti. Nel frattempo che riposa il pollo, io ho già preparato un piattino con della farina proprio fatta appositamente per i fritti, altrimenti potete usare una normale farina 00. E qui ci sono i miei cereali. Cosa facciamo con i cereali? Molti li tritano al mixer per farli diventare come pane grattugiato. A me sinceramente questa soluzione non piace e quindi vado a dare 2-3 pugni
voi direte guarda che mano che c'hai, è una padella. Quindi li trito sì, ma in maniera molto grossolana, ragazzi, non è potete fare solo i pugni, potete anche far così e tagliate i tempi, eh? Ok, quindi sì, grattugiato, pane grattugiato, ma grossolano, cioè voglio che si vedano i fiocchi alla fine della frittura, quindi così va benissimo. Allora eccoci qui, adesso prendiamo il pollo marinato e lo mettiamo ben disteso nella farina, ok? Anche qui cerchiamo di trovare un equilibrio e una compostezza per il pollo, non mettiamo uno sopra l'altro. Guarda che bello cremoso che è, mamma mia, lo yogurt ragazzi col limone, potete fare una sorta di latticello, spettacolo. Una volta messo così si spinge nella farina e poi si gira, ok? Potete farlo con delle pinze, io faccio con le mani perché lo sapete che io so casareccio, ok? Poi una volta infarinato tutti e due i lati do un'altra passata nella marinatura e poi si va nei cornflakes e via, farina, marinatura, cornflakes. Una volta ottenuto questo risultato qua si va in olio abbondante, olio di semi di girasole a 160 gradi, ragazzi mi raccomando, la temperatura è importante, 160 gradi altrimenti si brucia fuori e il pollo dentro rimane crudo, deve dorare, non deve bruciare. Io per non perdere troppa panatura mi aiuto con un cucchiaio bucato e vado a mettere dentro, oh. Come sempre faccio un po' alla volta, ok? Quindi ne metto uno alla volta. 2 minuti per ogni lato andrà benissimo, si gira, guardate già che bella doratura che c'è dentro. Già mi piace, già mi piace. Eccolo lì, ci siamo, il primo è fatto, guardate qua che bella, bellissima doratura che c'è nel pollo. Adesso lo mettiamo su di un contenitore bucherellato, uno scolapasta, qualcosa che faccia prendere aria sotto, o altrimenti la classica carta assorbente andrà benissimo. Continuiamo così con tutti gli altri. Se quando lo mettete dentro il pollo vedete qualche cornflakes se ne va a destra e a sinistra, quello è normale ragazzi, non è che ogni singolo fiocco rimane attaccato alla carne, però basta fare un piccolo lavoro con un cucchiaio bucato, quello in eccesso lo togliete altrimenti si brucia l'olio e non va bene, e così andate avanti. Ed eccolo qui, bello fritto ad asciugare, come dicevo, su una graticola bucherellata. Ragazzi, questa c'è una croccantezza, una doratura che i vostri bambini vi ringrazieranno e voi forse ne mangerete più di loro. È spettacolare. Allora, però adesso lo dobbiamo andare a mangiare, sennò dici, è super croccante, iper croccante, e poi quando andiamo a mangiare la spugna non va bene. Assaggiamolo. Mamma mia. Ustiona, ma si sente tutta la marinatura, la senape, la paprika, l'aglio, tutto, e il croccante, non riuscite a fermarlo, è inutile. Madonna santissima ragazzi, è un sapore buonissimo, non è forte altrimenti i bambini non lo mangerebbero, però chi sa distinguere bene i sapori, si sente tutto, la paprika, l'aglio, la mostarda. Mi raccomando, condividete questa ricetta, rifatela, panate bene, se non panate bene la panatura se ne va nell'olio. La dovete panare esattamente come l'ho fatta io e spingere. Se vedete che i cereali si bagnano troppo, mettete altri cereali, schiacciate e ricominciate. Non vi perdete questa, la potete accompagnare con mille maionesi. La maionese di mele, la maionese al tabasco, la maionese alla menta, la maionese normale. Ogni tanto la normalità non fa male. Ci vediamo alla prossima ricetta, grazie mille da Simone, un bacione. Questo è da paura. È veramente da paura.